Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video e oggi voglio parlare di quello che noi adesso sappiamo di questa famosa Canon R5. È ancora presto per poterla provare, per poterla avere nei negozi fisici, perché Canon ha adottato una strategia di comunicazione totalmente diversa, ossia quella di cominciare a dare delle informazioni che subito sono state accolte con molto favore da tutto il mondo del video e della fotografia, anche se questa deve essere da parte di Canon quella che è la risposta ufficiale a tutti i grandi brand che realizzano mirrorless. Diciamo che Canon vorrebbe tagliare le gambe a Sony sostanzialmente, riportando a sé tutti quelli che erano grandi canonisti e, perché no, prendersi anche tutti quella parte di sonisti non propriamente soddisfatti e portarla a Canon. E quindi Canon diversi mesi fa ha ufficializzato lo sviluppo e la presentazione di questa camera, la Canon R5. Quindi sappiamo che la Canon sta preparando questa nuova mirrorless, questa nuova ammiraglia di cui non conosciamo solo una serie di feature e non ne conosciamo tante altre, anche se a fine aprile Canon ha presentato altre nuove caratteristiche, andando un pochino a puntualizzare e a specificare quelle che saranno disponibili all'interno della camera. Ma ancora non abbiamo una scheda tecnica completa, ancora non abbiamo avuto modo di poterla provare, o neanche i più grandi giornalisti, quelli più conosciuti, hanno avuto modo di poterla testare con le proprie mani. Ma facciamo il punto della situazione. Ho il mio fidatissimo iPad con un po' di informazioni tecniche sopra. Ora, perché ha fatto tanto scalpore la Canon R5? Beh, perché è una mirrorless con i sensori Canon, che sono degli ottimi sensori, con il dual pixel autofocus, che è uno dei sistemi di messa a fuoco, non lo nego, l'ho detto più volte, migliori in circolazione. Ma ha lasciato tutti quanti spiazzati, perché è la prima mirrorless che registra con sensore full frame a 8K fino a 30 fotogrammi al secondo. Questo è quello che ha lasciato spiazzati praticamente chiunque, perché nel fine 2019 c'era la guerra, e c'è tuttora la guerra, al famoso 6K. Vediamo la Blackmagic 6K, vediamo l'S1H di Panasonic, probabilmente Fuji con una eventuale XH2 punterà sul 6K con un sensore APS-C. Insomma, c'è questo momento di transizione dove tutti i brand puntano a questa risoluzione, che è sostanzialmente una risoluzione di mezzo, è come dire tra il 2K e il 4K fare delle camere 3K. Solo Blackmagic fece una camera 2,5K che semplicemente servono per andare a ricreare un frame, quindi a risistemare un frame, considerando che i sensori di oggi, sia quello di GH5 che Miro 4 terzi, sia quello di A7 III, ad esempio, sono tutti quanti dei sensori che registrano immagini a 6K, ma che vengono downscalate, steso dal processore, in camera e registrate in 4K, così da avere maggiori informazioni, andare un attimo a rendere l'immagine più nitida. Quindi è una tecnologia che realmente già esiste, è stata però implementata in molte camere. Vediamo ad esempio l'S1H, è una camera, una bomba di camera fantastica, ma è comunque il 6K ha un formato un po' strano, un po' strambo, perché non sappiamo come poterlo utilizzare, mentre l'8K è un formato a sé stante, è uno standard e probabilmente uno dei prossimi standard, e secondo me sarà anche l'ultimo. Non so il 16K a cosa mai potrà servire, ma diciamo che l'8K diventerà tra diversi anni uno standard. E avere una camera 8K con queste caratteristiche, adesso sto per dettarvi, beh, fa venire l'acquolina in bocca a qualsiasi videografo, che sia Canon, Sony, Nikon, Fuji, chiunque realizzi video con una mirrorless, queste caratteristiche fanno venire l'acquolina in bocca. Partiamo dal presupposto, corpo macchina, partiamo da quello della Canon EOS R, che è un grandioso corpo macchina, costruito bene, ergonomico, con un giusto compromesso tra distribuzione peso e ingombri, è un corpo fantastico. Naturalmente tutte le camere hanno le loro pecche, potrebbero essere migliorate delle cose, ma sostanzialmente
In questa R5 hanno messo tutto quello che mancava alla Canon EOS R. Cioè, in pratica hanno detto: ah, perfetto, ci hanno fatto una schifezza fino ad oggi. Bene, adesso vi mettiamo tutto all'interno. E infatti abbiamo, oltre alla qualità delle lenti RF, qualità di costruzione, qualità delle lenti che sono davvero lenti fenomenali e fantastiche, standard RF che probabilmente nel medio breve futuro comincerà a corrodere parecchio quello che è il mercato delle ottiche EF, quindi la baionetta precedente, perché oggi, per esempio, in questo periodo, Red distribuirà la sua Red Komodo, una camera 5K se non vado errato, che porta con sé l'innesto RF, quindi da tenere ad occhio. Abbiamo la registrazione in camera 8K RAW a 30 fotogrammi al secondo sostanzialmente, oppure 8K fino a 30 fotogrammi al secondo in Canon Log con codec H265. Già con questo Canon praticamente ha distrutto la concorrenza. Ma andiamo ad aggiungere quello che è il sensore stabilizzato. Finalmente Canon inserisce il sensore stabilizzato, e in tutto ciò ha un campionamento colori, l'H265 interno, in 422 a 10 bit. In pratica è una bomba, e oltre questo registra anche in HDR. Stiamo parlando di una camera perfetta per qualsiasi evenienza ed esigenza tecnica che noi potessimo avere. Non so immaginare una camera diversa e migliore, perché poi andiamo, scendiamo al 4K, che ormai è diventato uno standard vecchiotto, e può arrivare fino a 120 fotogrammi al secondo in 4K. In tutto questo, senza perdere il dual pixel autofocus, cioè la messa a fuoco continuerà a funzionare anche a 8K. Questa non è una cosa scontata, perché quando si raggiungono determinati limiti dei sensori e dei processori, per raggiungere quei limiti molte volte viene eliminato qualcosa per far funzionare al meglio la macchina. E una delle cose che per prima andava meritrici in questi casi era l'autofocus, che non veniva utilizzato. Mi viene a mente ad esempio con la GH4, se si registrava a 100 fotogrammi al secondo l'autofocus non funzionava. Un esempio che mi è venuto al momento. Invece loro dicono che funzionerà tutto, compreso lo stabilizzatore a 5 assi. È praticamente la macchina perfetta. Hanno cambiato la disposizione delle schede, non saranno più due SD, non sarà più una SD, ma ne saranno due. Sarà un SD di tipo UHS-II, quindi più le ultraveloci, e le C-Fast Express, quindi le schede più piccoline, che ci permetteranno di registrare a bomba queste tipologie di file. Allora, sostanzialmente sono queste le informazioni che noi abbiamo a disposizione. Non conosciamo con la precisione quello che saranno, come sarà il sensore, quindi quanto sarà grande il sensore. Sappiamo che sarà un full frame, ma non sappiamo quanti megapixel avrà. Se io posso dare una mia idea su quello che potrebbe essere un eventuale costo di questa macchina, secondo me andiamo intorno ai 5-6 mila euro, e sarà adatta, per chi sarà dedicata questa camera, a tutti coloro che oggi scelgono camere come l'S1H, come la 1DX Mark III, perché anche quella è una camera uscita praticamente da poco, ma che non porta tutte queste feature, ma porta una serie di feature perfette per lavorare con il mondo della fotografia e con il mondo del video ad alti livelli, ad alte prestazioni, ma comunque ha portato con sé ancora molta pacatezza da parte di casa Canon. Ad esempio porta ancora innesto F, non ha superato i 4K a 60 fotogrammi al secondo che già registrava prima, hanno migliorato un corpo camera molto particolare, e quel corpo macchina costa 8.000 euro IVATO, se non vado errato. Quindi questo tipo di corpo macchina qui, a meno che di sicuro avrà dei problemi a gestire gli alti ISO, perché di sicuro sarà un sensore da 50 megapixel per forza, perché arrivare a 8K bisogna per forza avere un sensore molto grande, quindi con tanti megapixel, e quindi soffrirà parecchio quelle che sono le basse luci, quindi parliamo di ISO. E probabilmente sarà consigliata a quei videografi che realizzano prettamente video, professionisti, perché non sarà una camera per tutti, sarà una camera davvero centellinata. E inoltre aggiungo che ci doveva essere in questo periodo un'altra presentazione di casa Canon, dove presentavano un altro corpo macchina, che era la Canon R6, e probabilmente la Canon R6 sarà il tassello che manca tra la EOS R e questa famosa R5. La R6 probabilmente si attesterà a metà, registrerà 4K a 60 fotogrammi al secondo con lo stabilizzatore a 5 assi, insomma non avrà tutte le grandi capacità dell'8K,
portando però con sé probabilmente un sensore più piccolo. Io posso ipotizzare che la R6 sarà una Canon EOS R con delle migliorie del processore, non del sensore, perché secondo me il sensore rimarrà uguale, ma con delle migliorie dal lato del processore che permetteranno registrazione in 4K a 60 frame al secondo, 4:12 bit in camera, questo è sicuro. Porterà il doppio slot SD e ci fast express e avrà lo stabilizzatore a 5 assi. Quindi questo secondo me è quello che sarà il panorama di queste nuove due camere R5 ed R6. L'R6 secondo me si attesterà sul prezzo della Canon EOS R al momento dell'uscita, quindi parliamo di 3,5 su per giù corpo macchina, mentre la R5 secondo me staccherà i 6-7 mila euro di solo corpo macchina. Sono piuttosto sicuro di questo. Beh, cos'altro dire? Io penso di aver sviscerato per bene quelle che sono quello che noi conosciamo ad oggi, a questo momento, di questa Canon EOS R5 e della EOS R6. Ma aspettiamo di vedere le novità di casa Canon. Ditemi voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, così possiamo vedere un pochino se voi avete delle notizie nuove, se nel frattempo ne escono di diverse. Vediamo un pochino di confrontarci anche su questo argomento. Vi ricordo che c'è la mia pagina Facebook dove potete seguirmi e dove pubblico molte informazioni, c'è il mio profilo Instagram che invece è un profilo un pochino più creativo, dove non c'è tecnica, c'è molto più racconto, c'è molto meno di tutto. In pratica su Instagram faccio quello che mi pare, però nelle stories do tante informazioni importanti, quindi seguitemi anche lì. Non dimenticate di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Cos'altro dirvi? Ci vediamo prossimamente con un nuovo video.